Il Consiglio regionale ha celebrato la festa della donna al Teatro La Compagnia di Firenze con l'evento dal titolo 8 donne toscane per l'8 marzo, per riflettere su quanta strada sia stata fatta e quanta ne rimanga. 8 donne toscane che nell'ultimo anno hanno raggiunto grandi traguardi o contribuito a raggiungerli hanno portato la loro testimonianza. Le donne toscane celebrate davanti a molti studenti della regione sono personalità della scienza, della cultura, dello sport, lavoratrici e attiviste. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha voluto dedicare in particolare questa giornata alle donne ucraine. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio di speranza e di futuro, premiando 8 donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. Vogliamo mandare un messaggio forte, che questa non è straordinarietà, dovrebbe diventare la normalità, ed è questo il lavoro che noi come istituzioni vogliamo fare, per cercare ogni giorno di dare più speranza e un futuro migliore alle tante ragazze che vivono la nostra terra. È incivile pensare che ancora oggi una donna su due debba scegliere tra il lavoro e la famiglia, e credo che dobbiamo costruire le condizioni perché questo non avvenga, e perché quell'immagine che ci arriva dall'Europa, della Presidente Metsola, della Presidente della Banca Centrale Europea e della von der Leyen, diventino una normalità e non un racconto di qualcosa di straordinario. Ora lo sapete che a casa nostra c'è guerra, e donne insieme con maschi sono schierate a difendere, ci sono tanti donne e bambini che ora vivono in bunker, siamo in piena emergenza umanitaria e noi donne che viviamo qui in Italia e in Europa ci siamo tutti riuniti per salvare queste vittime innocenti, che ora sta finendo cibo, sta finendo l'acqua, medicinali, eccetera. E stiamo accogliendo naturalmente i nostri profughi, che sono fascia più debole. Tutti maschi e tante donne sono rimasti a combattere. E noi accogliamo questa, ripeto, una fascia più debole, donne e bambini, che sono scappati da questo orrore che ora sta subendo la mia patria. Io non penso di essere niente di eccellente perché faccio soltanto il mio lavoro. Certamente arrivare a avere una posizione del mio tipo, del lavoro che faccio, non è stato estremamente semplice, questo sì. Quindi penso che sia utile parlarne, sia utile sviscerare il problema, sia utile continuare a dirlo, perché la difficoltà che incontra una donna che si incontra ad arrivare a certe posizioni è tuttora reale. Io sono un medico chirurgo, quindi immaginate, è un lavoro che è prevalentemente maschile fino ad ora. Ora fortunatamente le cose stanno cambiando e in più svolgo un ruolo apicale, quindi non è sicuramente facilissimo poter arrivare a queste cose. È difficile dire qual è la difficoltà, è un insieme di fattori e ci vorrebbe una giornata per raccontarveli tutti, ma insomma penso che le cose stiano cambiando, questa è la cosa bella, insomma. Abbiamo siamo un tour in tutta Italia da sud a nord per mappare le esperienze di tutti gli enti locali che con strategie differenti hanno portato avanti la campagna per la riduzione dell'IVA su tutti i prodotti igienico-sanitari femminili. Abbiamo cercato anche, oltre a mappare l'impegno delle amministrazioni, di sensibilizzare su quello che è il tema delle mestruazioni. Abbiamo ancora una forte disuguaglianza, lo sappiamo, tra uomini e donne, una disuguaglianza che è assolutamente strutturale, ma parte anche da piccole cose, come ad esempio il fatto che siamo nate con un corpo femminile e quindi abbiamo determinate funzioni biologiche involontarie a cui dobbiamo sopperire tramite prodotti di cui non possiamo fare a meno. Questi prodotti sono a pagamento, costano tanto e inoltre avevano fino a poco tempo fa l'IVA massima al 22%. Abbiamo raggiunto il 10%, andremo avanti sia sulla battaglia per una diminuzione ulteriore dell'IVA, sia cercando anche metodi alternativi, come ad esempio l'inserimento di tampon box all'interno delle scuole affinché ci siano luoghi dove questi prodotti siano accessibili a tutte.
Oggi è l'8 marzo, sia una ricorrenza per ricordare le conquiste che abbiamo ottenuto nel passato, ma è soprattutto un monito per la quantità di lavoro che dobbiamo ancora fare in termini di diritti sociali e civili, per raggiungere un welfare che sia equo tra generi e generazioni. La campagna per la tampon tax era esattamente simbolo della quantità di lavoro che dobbiamo fare per rimuovere le ineguaglianze sociali e economiche. Un patto tra generi e generazioni, come funziona tra i meccanismi di una bicicletta. Pensereste mai che una bicicletta possa funzionare con una ruota sgonfia e una ruota gonfia? No, è lo stesso principio all'interno di una società. Siamo composti da molti gruppi, ognuno di essi deve essere tutelato e protetto dal nostro sistema di protezione sociale. Io sono Federica Granai, ho 27 anni e siamo qui perché sono stata assunta quando ero incinta, quindi è una storia bellissima e spero che sia di esempio per molti imprenditori che possano cambiare idea. Buongiorno, io sono invece Simone Terreni, l'imprenditore che l'ha assunta e quindi è stato un momento molto particolare perché Federica aveva superato tutte le selezioni, erano 20 candidate, si è presentata nel mio ufficio però tutta preoccupata, aveva richiesto un appuntamento con me e gli chiedo cosa sta succedendo. Ma Simone, devo dirti una cosa, sono incinta. E io ho detto e che problema c'è, tutto qui. Nel 2022 non possiamo continuare a discriminare le donne semplicemente perché hanno un desiderio di maternità, quindi noi speriamo che la nostra storia sia un esempio per tanti altri imprenditori e che possano esserci nuovamente delle situazioni come queste perché altrimenti i figli, scusate, ma chi li dovrebbe fare? Io credo che siamo proprio brave a fare ricerca. Io sono a capo di una squadra di donne fortissime e è un cantiere al femminile, ecco, devo dire, cioè con una attenzione a tanti particolari anche che è molto femminile, ecco, devo dire un cantiere polifunzionale che ha tanti aspetti, si riescono a gestire tante cose assieme perché ho delle colleghe bravissime, anche dei colleghi bravi, via, se no ora alla fine bisognerà fare anche la festa dell'uomo, ma insomma. Però devo dire, un bel cantiere e un cantiere al femminile. Io ho 35 anni che lavoro in questa azienda e a casa hanno capito che questa era una cosa importante per noi come donne e l'abbiamo portata avanti, abbiamo raggiunto dei risultati, ancora ci dobbiamo lavorare, però siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. Sarebbe bello non averne bisogno di nessuna. Perché allora significherebbe che abbiamo finalmente capito che uomo e donna è la stessa cosa e che ognuno sta dando il massimo nella sua vita con i talenti che ha. Però per il momento abbiamo ancora bisogno un po' di questa riflessione, perché questa uguaglianza non c'è e ancora la disparità nel quotidiano la vediamo. Io sono fortunata, sono in un ambiente come il Maier dove di disparità non c'è e dove si vive felici, ma non tutti hanno questa stessa opportunità. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge al Parlamento con primo firmatario Marco Nicolai del PD per estendere anche ai comuni ricompresi nella mappatura aree interne le agevolazioni contributive previste dall'articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020 per i territori svantaggiati. Sono innanzitutto felice che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità questa proposta di cui sono primo firmatario e che ora quindi andrà al Parlamento nazionale. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il comune col reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di far operare un intervento che nelle zone del sud dove è stata applicata ha prodotto in 6 mesi più di 500.000 posti di lavoro in più. La decontribuzione, il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono nelle aree interne e montane, che quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro-nord.
Le regioni non hanno competenza in materia fiscale, ce l'ha tutta lo Stato. Noi abbiamo voluto fare una proposta concreta, quindi allacciandoci a una misura come quella della decontribuzione che, dove è stata applicata, ha prodotto un aumento dell'occupazione, e soprattutto abbiamo voluto sfruttare la massima possibilità, cioè la proposta di legge al Parlamento. Noi ci auguriamo che ora anche le altre regioni del centro-nord sostengano la battaglia che da oggi inizia la Toscana, perché appunto le aree montane del territorio nazionale, tutte, anche quelle del centro-nord, hanno problemi seri dal punto di vista dello spopolamento, e lo spopolamento si combatte non solo con garantendo i servizi, ma soprattutto creando lavoro e dando opportunità alle persone di poter crescere dal punto di vista lavorativo e professionale in questi territori. Chi fa impresa poi deve avere riconosciuto il valore sociale di questo intervento. Quindi lo Stato deve fare subito qualcosa. La nostra proposta di legge al Parlamento chiede appunto di agire e indica anche una strada che, dove è stata applicata, ha già prodotto i benefici che noi vorremmo producesse anche nelle aree montane della nostra regione. L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne, a cui aggiungo insulari e montane, perché in queste zone, se non si fa qualcosa di veramente concreto, si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può, diciamo, la Regione chiedere è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità dipende dallo Stato. E quindi, siccome è stato fatto qualcosa per le aree del Sud, noi chiediamo che anche le aree del Centro-Nord abbiano lo stesso vantaggio. Questo vantaggio si tradurrebbe ovviamente in maggiori posti di lavoro, perché il lavoro è l'unico incentivo che dà modo alla gente che vive in questi territori di continuare a viverci o di andare a viverci. E quindi creare lavoro è l'unica soluzione per ridurre lo spopolamento, quindi rendere questi borghi, perché spesso sono borghi, diciamo, più appetibili a tutti. Quindi abbiamo votato convintamente questa proposta di legge al Parlamento, sperando che anche altre regioni lo facciano, in modo che sia più sensibilizzato il governo su questo fattore. È una proposta di legge che, dopo chiaramente gli approfondimenti in commissione aree interne, il gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente, un tentativo di dare respiro sostanzialmente a quei datori di lavoro, in riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute all'erario, e che metterebbe in condizione di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029, con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva, legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro, finalmente, dal punto di vista sostanziale, le aree interne. Ricordo una proposta di risoluzione votata recentemente sulle aree interne, proposta in commissione da Fratelli d'Italia, e sostanzialmente riteniamo che anche questa misura finalmente vada sul concreto. Ecco perché c'è l'appoggio del nostro partito in questa direzione. Finalmente una misura che dovrebbe toccare direttamente le tasche di coloro che nelle aree interne disagiate continuano, nonostante tutto, a creare e a portare a casa lavoro, non soltanto per quanto riguarda la redditività e il fatturato della propria azienda, ma anche garantendolo alle famiglie che continuano ad abitare, a credere nel futuro di queste aree che sono strategiche per la Toscana. Il fine è quello che noi ci siamo posti come obiettivo in campagna elettorale: consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane. È una questione di rispetto reciproco, è una questione di compensazione economica. Non sempre, vivendo nelle aree interne della Toscana, si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città. Per fare questo cosa serve? Servono investimenti, servono infrastrutture, ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo
della proposta di legge, serve una misura importante nazionale che vada a rivedere, definire, classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate ma quanto interne, e come tale hanno meno opportunità rispetto a quelle delle grandi città o quelle che hanno grandi linee di comunicazione. Facendo questo riusciremo ad ottenere quello che per noi è oggi un impegno politico, di fare in modo che il Parlamento approvi una legge su iniziativa delle regioni. Questo non si è mai verificato nella storia legislativa del Parlamento, è una delle funzioni previste, e quindi mi auguro che il testo possa arrivare in fondo, dato che oggi c'è un governo che sembra anche a parole sensibile a questo tema. Questa proposta era stata presentata anche dal Movimento 5 Stelle e della Campania. E perché è un'esigenza la problematica delle aree interne, della necessità, o meglio, del cercare delle soluzioni allo spopolamento, era emersa anche in quella regione, ma è sicuramente comune a tutta Italia. La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento. Più volte abbiamo sollevato anche all'interno della Commissione Aree Interne la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche, digitali, servizi per quanto riguarda la sanità, le scuole, queste aree, e renderle vivibili come il resto della Toscana. Però sicuramente intanto riesce a porre, diciamo, un piccolo rimedio a uno dei problemi, che è quello appunto della fiscalità e del lavoro. Quindi sicuramente è da accogliere in modo positivo, senza dimenticare però che gli obiettivi, quelli veri, si raggiungono con un intervento ben più massiccio, soprattutto con una programmazione e pianificazione attenta. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità due mozioni presentate da Elisa Tozzi e Cristina Giachi, che impegnano la Giunta ad attivarsi nelle istituzioni europee per creare le condizioni affinché il viaggio ad Auschwitz diventi un obbligo civile per ogni cittadina e cittadino europei maggiorenni, in funzione sia della conservazione e condivisione della memoria sullo sterminio del popolo ebraico, delle deportazioni militari e politiche messe in atto dal nazifascismo, sia del consolidamento del comune processo di costruzione dell'identità di cittadino europeo. Sono stati due atti affrontati oggi dal Consiglio e connessi, perché entrambi relativi all'antisemitismo. La prima era una mozione di una consigliera di opposizione alla quale abbiamo aderito come Partito Democratico con alcune correzioni, con la quale si chiede di adottare e di interpretare il riferimento all'antisemitismo secondo la definizione dell'IRA, che è una definizione internazionalmente riconosciuta, molto rilevante, che chiarisce e declina la parola antisemitismo e ne consente una comprensione, diciamo, anche attiva dal punto di vista delle idee e della sua attualità. La seconda mozione era una mozione invece del Partito Democratico da me promossa, che voleva attivarsi presso le istituzioni europee per trasformare i viaggi ad Auschwitz in un vero servizio civile della memoria. Ho fatto l'esperienza personale di accompagnare un treno di 500 ragazzi a Auschwitz e ho visto che cosa succedeva in loro e ho percepito che cosa succedeva in me quando tutte le notizie che avevo e le cose imparate su Auschwitz e sulla Shoah diventavano esperienza diretta. Io ho avuto anche il privilegio di essere lì con le sorelle Bucci, Andra e Tatiana, e di poter ascoltare dalle loro voci il racconto di due bambine internate nel campo. Questo tra un po', per ragioni biologiche, non sarà più possibile, stiamo perdendo gli ultimi testimoni, e un modo per conservare la memoria è quello appunto con la provocazione che si è lanciata oggi dal Consiglio regionale e che è stata accolta anche dalle opposizioni, e mi fa molto piacere, di chiedere alle istituzioni europee di istituire un obbligatorio servizio civile della memoria. Ogni diciottenne dovrà frequentare i campi per poter avere un'esperienza della memoria più diretta possibile, perché non è la stessa cosa che imparare sui libri, vedere quei luoghi. Ecco, è una provocazione alta, però riteniamo che questo sia anche uno dei nostri compiti, quello di alzare lo sguardo e di cercare punti di caduta sempre più alti delle cose in cui crediamo e delle urgenze che percepiamo anche nella costruzione di un capitale di cittadinanza, di cittadini dei nostri paesi, ma anche di cittadini europei.
Sono molto contenta, molto soddisfatta personalmente per l'approvazione da parte del Consiglio regionale all'unanimità di una mia mozione che impegnava questa regione ad adottare, quindi a fare propria la nozione di antisemitismo che è stata elaborata dalla IRA, che è l'Alleanza Internazionale per il Ricordo dell'Olocausto. È importante ricordare, ma è anche importante farlo con atti concreti. Da oggi Regione Toscana in tutte le sue attività, nei propri atti, richiamerà espressamente questa nozione che sostanzialmente cristallizza tutte quelle che sono le espressioni, i comportamenti che sono attribuiti come discriminatori nei confronti degli ebrei. Quindi un gesto importante che non è solo simbolico perché impegna l'istituzione ad un alto livello e credo che oggi sia oltremodo importante farlo in un contesto storico difficile in cui molto spesso ciò che pensavamo potesse non accadere, ecco, in realtà ce lo ritroviamo alle porte dell'Europa. Quindi è molto importante non abbassare la guardia su questo fronte e credo che davvero oggi con enorme soddisfazione noi abbiamo dato una risposta importante alle comunità ebraiche, una risposta che tra l'altro era stata sollecitata anche dal Presidente Mattarella, che più volte ha fatto riferimento appunto alla nozione di antisemitismo dell'IRA e soprattutto è una risposta che ci si attendeva dopo che tante istituzioni, dal Consiglio europeo ma anche il Parlamento europeo, avevano appunto fatto proprie e mostrato sensibilità nei confronti appunto di questo argomento. Quindi credo davvero oggi una data storica importante per la Regione Toscana. Volevamo portare il tema dell'antisemitismo a un livello più sostanziale, più concreto rispetto chiaramente alla giornata della memoria o al momento più memorialistico di questi eventi. La richiesta era quella di inserire in maniera formale nello statuto la definizione di antisemitismo dell'IRA, dell'Agenzia contro, insomma, sul ricordo dell'Olocausto, di cui è membro anche il nostro paese. Trovando però insomma alla fine una mediazione su un testo che comunque impegna la Regione Toscana ad assumere finalmente una definizione che sposa il presente del problema, non lo contiene all'interno sostanze del momento di ricordo, non soltanto del giorno della memoria ma anche dal punto di vista storico, perché abbiamo potuto parlare in aula liberamente e precisare come l'antisemitismo non sia soltanto un problema che termina con una data che è il 1945, ma in realtà come la memoria prosegue ed ha una sua correlazione molto forte col presente, tant'è che appunto nella definizione di antisemitismo che viene proposta si parla, si ricorda non soltanto l'origine anche religiosa del problema, ma anche la stessa avversione allo Stato di Israele. Per noi era un punto essenziale quello di rimarcare questo aspetto e nel presentare gli emendamenti anche al testo della consigliera Giachi, l'obiettivo è stato quello di rendere più esaustivo e più comprensibile quello che veniva richiesto, appunto perché la memoria non è un qualcosa che va semplicemente conservato, a un certo punto va anche usata la memoria. Il modo migliore per usare la memoria in maniera correlata all'antisemitismo è far comprendere il problema, non soltanto ricordarlo. Ecco perché abbiamo chiesto che una parola così forte come obbligo fosse posta fra virgolette, perché l'idea chiaramente non è semplicemente quella di promuovere il viaggio verso un luogo del terrore, dell'orrore, come quello verso i campi di concentramento utilizzati dalla Germania nazista, ma semplicemente quello poi di utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione, anche il supporto di leggi come quelle sulla giornata del ricordo, della memoria in questo caso, di poter precisare meglio ai presenti, a tutti i cittadini toscani, ma quanto più alle nuove generazioni, quali sono i termini che sono alla base del problema antisemitico e chiaramente anche la comprensione del problema. Thank you.